la Prologo di Caltanissetta in occasione dell'Expo di Milano, dove il comune di Caltanissetta ha portato uno dei gruppi sacri che sfila il Giovedì Santo durante la Settimana Santa Pasquale, ha ideato, ha immaginato, per dare maggiore rilievo alla città di Caltanissetta e per farla conoscere meglio, l'idea di un selfie con la vara, così noi chiamiamo questi gruppi statuari. Chi faceva un selfie con la vara praticamente partecipava a un concorso, mettendo sulla pagina Facebook di Fast e Gwin questo suo selfie, partecipava a questo concorso e veniva a trascorrere, vinceva un soggiorno nella città di Caltanissetta proprio nella Settimana Santa. Il primo premio è stato vinto da dei cinesi, che verrà nel prossimo anno, e questo noi metodo lo abbiamo riproposto durante la Settimana Santa, mandando poi i vincitori del concorso in Puglia. È un modo nuovo di promuovere il territorio, di avvicinare i giovani soprattutto alla conoscenza di una città come Caltanissetta, che naturalmente ha una grande concorrenza in Sicilia, essendo sì una grande isola ma un continente con tante civiltà, e noi non possiamo competere né con i tempi d'Agrigento, né con Siracusa, né con Palermo, però vogliamo ritagliarci un segmento all'interno dei turisti che vengono nella nostra isola. Sì, i benefici devo dire che si sono visti subito, perché abbiamo avuto, oltre alla presenza su Facebook, una impennata sulla ricerca di Caltanissetta di Google, che ci ha portati ad essere al terzo posto tra le città siciliane più visitate, lo abbiamo avuto perché i nostri B&B sono stati ben contenti di vedere che improvvisamente nella nostra città venivano tanti turisti, anche stranieri, e il nostro punto informativo ha potuto constatare, proprio prendere e toccare con mano, la presenza di tanti turisti che passavano da Caltanissetta e chiedevano di questo nuovo metodo del selfie. La RAI si è interessata, anche RAI 3 è venuta a vedere qual era e come i giovani reagivano a questo nuovo modo di promuovere le bellezze della città. E noi siamo soddisfatti, abbiamo toccato con mano e cercheremo ancora di promuovere questo metodo di valorizzazione del territorio uno a uno, perché attraverso noi la foto che ognuno si fa conosciamo la persona che ha fatto il selfie e lo invitiamo a visitare i nostri luoghi belli della Sicilia. E credo che abbiamo fatto un buon servizio al turismo e un buon servizio all'economia della nostra cittadina.